continuano i nostri video per trovare le risposte ai problemi più comuni nell'ambulatorio dell'ortopedico. Bene, oggi ho avuto maratoneti con dolore al ginocchio, con un quadro magari di consumo articolare che ora vi faccio vedere. La domanda è: ma posso scegliere una calzatura migliore per il tipo di consumo del mio ginocchio? Cerchiamo di rispondere. Ecco, questa è una tipica immagine di un sovraccarico mediale dove il ginocchio è ancora in discrete condizioni, il menisco è un pochettino degenerato, questo triangolino nero è la zona meniscale dove ci sono un pochettino di degenerazioni, ma soprattutto si può notare che invece di essere tutto grigio quest'osso è bianco. Questo bianco è un edema da sovraccarico con un danno del rivestimento della superficie della cartilagine. Lo stesso problema può anche essere di una persona più anziana che non per forza fa delle maratone, ma che ha un dolore durante le sue attività, le sue passeggiate. Il mio consiglio di solito è: scegliete attentamente le scarpe con cui camminate, perché il cammino, come la corsa, ha bisogno, quando il ginocchio soffre, di qualche cosa che ammortizzi e distribuisca il carico dell'articolazione. Una buona scarpa è a volte una piccola soluzione, un piccolo accorgimento che possono dare un grande beneficio. Andando a indagare un pochino la letteratura scientifica, vediamo come su PubMed ci siano diversi articoli che tendono ad evidenziare come le calzature più flessibili e a minor supporto per il piede possano essere la scelta più adatta, in quanto consentono al piede di svolgere la sua funzione ammortizzante senza vincolarlo troppo nella calzatura, e viceversa danno uno stimolo propriocettivo migliore durante il cammino e possono essere utilizzate in una maniera libera da parte del paziente per ammortizzare anche un pochettino il passo durante il cammino. Emerge quindi come le scarpe che più si avvicinano alla teoria del piede nudo sono quelle che hanno anche una migliore, un migliore ruolo in questo senso, per dare un sostegno da una parte e una libertà nel movimento del piede dall'altra. Altri brand un pochettino più sofisticati come New Balance si sono poi mossi per avere delle scarpe il più minimal possibile, quindi stesso principio, buona ammortizzazione, piede molto libero di muoversi in tutte le direzioni e supporto per sport o attività di corsa prolungate. È chiaro che dove le richieste funzionali siano maggiori e dove vi sia un bisogno di ammortizzazione più elevato, una scarpa più complessa può venire in aiuto. L'ASICS, per esempio, ha fatto delle suole curve che permettono una più fluida e armonica progressione del passo, con un carico, uno scarico dovuto a un'ammortizzazione in gel che consente alto comfort per lunghe camminate. Questo forse è più adatto in chi con un iniziale vuole fare un uso della scarpa sportivo nella corsa o nel podismo. Quindi, in conclusione, per tutti quelli che hanno un problema di artrosi e che vogliono camminare senza dolore o migliorare le loro performance nell'autonomia del cammino e della corsa, la scelta della calzatura è essenziale. Sta a voi provare tra le scarpe migliori suggerite dalla letteratura quale sia quella che più si adatta al vostro uso. Partirei da una scarpa minimal con un piccolo supporto fino ad arrivare a soluzioni più complesse per chi davvero ha bisogno di prestazioni migliori.